Dalle condizioni astrologiche di oggi, oroscopo di Paolo Fox domani 23 febbraio 2019, ecco quali sono le anticipazioni del weekend, i fatti vostri per ogni segno zodiacale. Questo weekend Ariete si troverà in una condizione di profondo imbarazzo. Dal punto di vista astrologico, l'oroscopo di Paolo Fox per il Toro c'è una bella situazione che è molto forte anche per quanto riguarda gli incontri. Ultimamente ci sono stati un po' di problemi dal punto di vista fisico per i Gemelli, ma domani è di recupero. Vergine sta dando troppo spazio alla gestione delle questioni pratiche, mettendo però in secondo piano amore e affetti più cari, che questo fine settimana andrebbero un po' più seguiti. Ci è un cielo importante e vigoroso per la Bilancia, che ti mette in condizione questo fine settimana di amare con più trasporto. Per l'oroscopo di Paolo Fox per lo Scorpione, il secondo desiderio di fare cose nuove e di mettersi in gioco si fa sempre più forte ed evidente. Sagittario è tra i segni favoriti del weekend, domani si recupera e c'è grande energia. Ora il Capricorno deve pensare non tanto a se stesso, ma anche alle persone che gli sono vicine. C'è un ottimo cielo per questo fine settimana, come pure per gli incontri e le amicizie sono favorite da stelle buone per l'Acquario. Anche se ci sono state delle delusioni, Pesci deve continuare ad insistere nel cercare relazioni importanti o realizzare obiettivi ambiziosi, perché vale sempre la pena provarci. Oroscopo di Paolo Fox domani 23 febbraio 2019, segni migliori del fine settimana. Leone 5 stelle, un tuo difetto è il fatto che delle volte compie scelte un po' troppo azzardate. Punti tutto su qualcosa che però non è detto ti porti i risultati sperati. Adesso, anche se ci sono buone stelle, cerca di fare le cose giuste in maniera razionale. Febbraio è stato un mese buono, ma a marzo, se ci sono questioni sospeso in amore, andranno affrontate in maniera diretta. Bilancia 5 stelle, l'oroscopo 2019 di Paolo Fox segnala che marzo sarà un mese bello per i sentimenti. Le storie più intense che non possono essere recuperate, difficilmente potranno andare avanti. Però si può fare un incontro importante. Per il momento c'è una intolleranza generale nei confronti dell'ambiente che frequenti solitamente. Secondo l'oroscopo Paolo Fox, Bilancia può essere insofferente nei confronti di persone scorrette e che vanno avanti approfittandosi delle circostanze. Sei un segno di classe ed elegante, e non sopporti chi invece non ha stile e non è corretto. Sagittario 5 stelle, è iniziata a dicembre una nuova stagione di riscossa e a questo punto hai voglia di far valere le tue idee. In questi giorni c'è un cielo che ti aiuta a riscoprire grandi possibilità. Cresce sempre di più il desiderio di libertà e di affermazione. Chi ha la persona giusta al proprio fianco, vive alla grande questo periodo. Avere comunque un supporto e un aiuto rappresenta per te una marcia in più. Acquario 5 stelle. Questa combinazione che ci sarà tra Venere ed Urano potrebbe rappresentare anche la liberazione di un peso e l'opportunità di abbracciare la vita con nuovo modo di essere. Stai per intraprendere un nuovo stile di vita, un cambiamento necessario che riguarderà il lavoro o la tua routine quotidiana.
Inoltre anche la gestione del tempo libero deve essere modificata per fare cose creative e che possono mettere in gioco la fantasia e la creatività. E così facendo il giorno dopo giorno si arriverà ad un grande futuro. Stabili nel weekend. Oroscopo di Paolo Fox domani, sabato e domenica. Toro 4 stelle. Questo fine settimana sarà quindi fortunato per l'amore. Attenzione se devi parlare ed esprimere dei giudizi perché rischi di affrettarti e di per saltare qualche problema fuori. Ci vuole un po' più di diplomazia. Anche in amore sei sicuro di ciò che provi, ma chi ti è vicino potrebbe invece trovarsi in una condizione diversa dalla tua, quindi valuta bene cosa fare. Anche nel caso in cui ci fosse un problema o un allontanamento, sei comunque tu a tenere le redini della situazione in mano. Superare una crisi è possibile perché anche se sei impaziente, quando decidi di mettere fine ad una relazione, poi vai avanti convinto della tua scelta senza più soffrire. Gemelli 4 stelle. Chi ha un lavoro dipendente, si è scontrato con un capo. Chi ha un lavoro indipendente ha visto che alcune situazioni non sono andate per il verso giusto. C'è una tensione che deve essere gestita in maniera razionale. Anche se Giove è in opposizione, mantiene comunque una certa prudenza. Bisogna analizzare le cose dalla giusta prospettiva. Una soluzione possibile soprattutto se da parte tua c'è quella giusta dose di astuzia che non manca mai, e al momento giusto riesci sempre a tirare fuori. Vergine 4 stelle, oroscopo domani positivo. Paolo Fox segnala che per i nati nel segno c'è una buona condizione astrologica. Hai una grande voglia di emergere. I nati del segno sono grandi lavoratori che in alcuni casi svolgono anche più attività contemporaneamente. I Vergine hanno la tendenza a collezionare gli oggetti, ma ora è arrivato il momento di collezionare successi. Qualcosa di importante sta per arrivare. Non dare spazio alle persone invidiose che provano a metterti in difficoltà. Cerca di dare invece maggiore spazio alle persone che ti amano perché delle volte sei troppo preso dalle tue cose e rischi di mettere in secondo piano, ad esempio, le questioni sentimentali. Punto Scorpione 4 stelle. Delle volte però tendi a chiuderti in te stesso, quando qualcosa non va o pensi che ci sia una situazione imminente di pericolo. Ora però è arrivato il momento di uscire allo scoperto. Hai un modo di fare talmente irruente che delle volte destabilizzi gli altri, ma nonostante ciò hai bisogno di avere al tuo fianco una persona forte e capace di spronarti. Dai un'immagine di te forte e sicura, ma in realtà sei fragile ed hai bisogno qualche volta di essere incoraggiato. L'oroscopo di Paolo Fox ai fatti vostri ha indicato che ci sono segni zodiacali che quando amano si concedono totalmente. E lo Scorpione è proprio uno di questi. Solo che ha bisogno di essere realmente innamorato e di avere una profonda fiducia del suo partner. Dai come un tesoro interiore che consegni solo a persone fidate. Segni in calo dell'oroscopo di Paolo Fox domani 23 febbraio 2019. Ariete 2 stelle. Il mese di febbraio è stato imbarazzante per le questioni di lavoro e di amore.
È probabile che tu abbia parlato troppo ed ora sei costretto a fare un passo indietro. Se ci sono persone con cui nell'ultimo periodo ci sono state delle problematiche, devi essere prudente perché ci sono tante cose da chiarire. E ci sono situazioni che vanno gestite con calma. Purtroppo tu non sei un segno tranquillo e che riesce a gestire il suo impeto. Adesso sei però stanco e quindi in questo weekend l'oroscopo di Paolo Fox domani e domenica ti invita a fare le cose giuste. Capricorno 2 stelle, te è una situazione che si ripete spesso nella tua vita, quella di proteggere gli altri. Pensi sempre a metterti in prima linea per risolvere un problema, ma questo modo di fare alla lunga stanca. Si tratta però di una scelta che sei stato tu a fare in prima persona, perché ponendoti in questo modo diventi inevitabilmente un riferimento per gli altri. Ed in questo momento, anche se potresti startene tranquillo, ti trovi a dover prendere le difese di qualcuno. I nati del segno hanno una grande passione proprio per la montagna e la natura. Per ritrovare un po' più di serenità, l'oroscopo domani e durante il fine settimana ti invita a fare delle passeggiate all'aria aperta. È infatti in questo modo che hai l'opportunità di poter riflettere sulla tua attuale condizione. Pesci 3 stelle, è probabile che durante questo fine settimana possa mancare qualcosa. La domenica sarà una giornata importante. Venere tra qualche settimana entrerà nuovamente nel tuo segno zodiacale e anche chi è rimasto deluso dall'amore, avrà modo di recuperare. Il segno dei pesci è un segno che idealizza molto le cose. Un modo di fare che riguarda soprattutto l'amore. Esaspera così le situazioni e le vive in maniera concreta. Molti nati sotto il segno dei pesci pensano di avere anche un contatto con l'aldilà. Hai la volontà di credere che alcuni eventi che capitano durante la giornata non siano casuali, ma credi che siano dei segnali magari di una persona cara che non c'è più. L'oroscopo di Paolo Fox ti invita però a valutare con prudenza determinate condizioni perché rischi di confonderti. Cancro 3 stelle, c'è un fine settimana di riflessione. Questo è un periodo utile per meditare, per chiudersi in se stessi e cercare di prendersi del tempo per pensare ad alcune questioni d'amore. Febbraio infatti è stato un mese precario. Potresti stare male per una relazione che va avanti da tempo e che ha perso un po' di passione. Come pure una storia nata da poco che però potrebbe essere finita per varie ragioni. Cerca di approfittare del weekend per chiarire determinate situazioni, soprattutto per avere confronti utili che ti consentano di mettere un po' di ordine nella tua vita. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.